Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Abbiamo un fulgido esempio di giornalismo libero in queste ore, se si considera che per San Valentino alcuni giornali, per carità di patria, stendo un velo di silenzio sui nomi dei giornali specifici, ma li trovate facilmente, alcuni giornali dedicano una paginata di San Valentino a Mario Draghi, proprio lui, l'euroinomane di Bruxelles, spiegando che oggi per San Valentino con la amata moglie Serenella festeggia le nozze d'oro a Città della Pieve, e quindi dedicano un articolone all'euroinomane di Bruxelles, l'uomo nato per comandare, ex Goldman Sachs, ex BCE, ex Panfilo Britannia, nonché ex presidente del Consiglio in Italia. Gli dedicano una paginata dolcissima per mostrare come sostanzialmente anche gli euroinomani di Bruxelles abbiano un cuore. L'articolo si commenta da sé ed è la prova provante di un giornalismo evidentemente liberissimo, un giornalismo che è sempre pronto a criticare spietatamente chi realmente comanda, come vedete, lo stesso giornalismo che critica spietatamente i populisti, cioè sostanzialmente tutti coloro i quali guardino dal basso verso il basso in difesa degli interessi delle classi lavoratrici e dei più deboli. Ebbene, gli stessi giornali poi dedicano queste paginate celebrative a Mario Draghi, gli stessi giornali che magari vi ricordate dedicavano gli articoli a Draghi dicendo che al bar addirittura salutava quando entrava. Ecco, ci mancherebbe pure che non salutasse, voglio dire, mi pare un principio basico di educazione, non bisogna essere Mario Draghi, insomma, per entrare al bar e salutare garbatamente, magari dire anche grazie quando ci viene fornito il caffè richiesto. Insomma, è un giornale davvero molto libero, un giornalismo molto libero come sempre, che di fronte ai potenti si toglie il cappello e ci presenta in maniera encomiastica le loro gesta, fosse anche il festeggiamento di San Valentino a Città della Pieve. In questo caso non bisogna neanche prendersela con Mario Draghi, che sempre abbiamo criticato spietatamente per le sue politiche, saldamente dalla parte dei gruppi dominanti, saldamente dalla parte delle elite plutocratiche neoliberali sans frontiere. In questo caso bisogna svolgere una critica spietata, ma anche un po' divertita, mi permetto di dire, di questo giornalismo che fa l'opposto di quello che dovrebbe fare il giornalismo, a mio giudizio. Il giornalismo dovrebbe criticare il potere, non celebrarlo. Il giornalismo dovrebbe far sapere ciò che il potere non vuole si sappia, e non viceversa, far sapere ciò che il potere vuole si sappia. Ecco, questa è una mia piccola critica di metodo, magari resteranno verba ventis, ma in ogni caso mi pare giusto ribadire il punto di vista quando è critico rispetto all'ordine dominante delle cose, e quindi proviamo anche in questo contesto a mantenere un approccio critico e controcorrente anche sul San Valentino dell'euroinomane di Bruxelles Mario Draghi.